Varacalcio, che ha sempre a cuore in maniera particolare il settore giovanile e con queste cose lo dimostra, con l'aiuto della Banca Popolare di Novara ha creato questa iniziativa che è l'assegnazione di una borsa di studio. Vi spiego in due parole, l'assegnazione di una borsa di studio per definizione è molto legata a un discorso scolastico. Noi vediamo di mischiarla anche con un discorso di calcio giocato. Abbiamo cercato di assegnare queste borse di studio per ogni categoria tenendo in considerazione la parte di calcio giocato, la parte del calcio che è quella che interessa la nostra attività, in percentuale lievemente inferiore la parte scolastica, il comportamento e una piccola parte che è rimasta a gestione, diciamo così, della commissione che doveva scegliere a chi assegnare le borse di studio. Commissione non pensiamo che sia stata composta da chissà chi, responsabile del settore giovanile, responsabile dell'attività di base, la segreteria, consiglieri della società con la delega sul settore giovanile, gli allenatori. Sulla base di questi giudizi sono state assegnate queste borse di studio. Le borse di studio riguardano tutte le categorie, dalla primavera fino ai pulcini del primo anno. Per le categorie che vanno dalla primavera fino agli esordienti, secondo anno, verranno assegnate 8 borse di studio per ogni categoria, dove definiamolo al primo posto ci sarà una borsa di studio di 500 euro, di 300 il secondo posto, 250 e poi le successive 5 borse di studio sono di 200 euro. Mentre per le categorie dei più piccoli, dove i numeri dei ragazzini diventano inferiori, le borse di studio sono 4, si fa 300, 200 e 100 euro. Quindi, ripeto, spero che questa sia un'iniziativa che fa piacere a tutti, sicuramente qualcuno sarà premiato, qualche altro no, perché i numeri parlano chiaro, però il Novara Calcio con questo vuole dimostrare quanto ci tiene a queste tre componenti che fanno sì che la borsa di studio venga assegnata, quindi calcio, scuola e comportamento. Con questo spero di aver chiarito bene com'è il discorso. Sappiate benissimo, qui parlo anche per Corrado, che si, diciamo così, preoccupa dell'attività dei più piccoli, quindi lui conosce benissimo i più piccoli. Io conosco benissimo tutti quelli più grandi e quindi vi conosco per come giocare a calcio, per come andate a scuola. Potete testimoniare che sono venuto a chiedere personalmente a tutti come è stata la stagione passata e per il comportamento, perché vi vedo praticamente tutti i giorni. Quindi credo che tutto quello che è stato fatto sia molto veritiero. Non ho nient'altro da dire, anticipo gli auguri di buon Natale a tutti. Posso dire di essere soddisfatto di essere responsabile del settore giovanile del Novara sulla base di quello che vedo e di quello che fate. È normale che mancano ancora 4 giorni di attività prima di chiudere questa prima parte. Spero che non precipiti la situazione in questi 4 giorni, ma credo di no. Invito ognuno di voi a ragionare su quello che ha fatto fino ad oggi, ma soprattutto su quello che sa di non aver fatto bene, perché è lì che dovremo andare a migliorare e dovremo andare a lavorare nei prossimi mesi che rimangono. E quindi di nuovo buon Natale a tutti e rimaniamo in attesa e passo la parola al signor Zacchi, che vi consentirà di recarvi nella giornata di venerdì presso la segreteria del Novara Calcio a ritirare, diciamo, tutta la pergamena o comunque il vostro, diciamo, credito, che sarà contestualizzato mediante l'apertura di un piccolo conto corrente, di un conto corrente con tutte le caratteristiche del conto corrente, con la carta bancomat che vi arriverà a casa direttamente e naturalmente senza spese, quindi non preoccupatevi. E per i più piccoli sarà aperto, sarà proprio tutta la documentazione già pronta per
un libretto di risparmio che si chiama gruppo conto. Questo è quanto, quindi passate in segreteria a ritirare queste cose. Chi riesce, perché ci sarà da firmare il documento da parte per i maggiorenni, nessun problema, possono ritirare tranquillamente, loro firmano la documentazione. Per chi è minorenne occorre anche la presenza di un genitore, si può portare a casa tutta la documentazione e farla firmare dai genitori, questo è possibile. Dunque, altre cose, ecco, chi non facesse in tempo a farlo può recarsi nella giornata di lunedì e martedì, che mi sembra che siano il 23-24, direttamente agli sportelli della Banca Popolare di Novara a Novara e consegnare il tutto, tutta la documentazione. Appena consegnate la documentazione viene attivato tutto il credito e quindi potete fare quello che desiderate. Naturalmente poi diciamo è compito vostro magari pensare anche a cominciare a capire come funziona, diciamo, anche il risparmio, l'attività del credito della banca, quindi per noi è anche sotto un aspetto anche educativo da parte della banca insegnare un attimino come si fa e che cos'è un conto corrente. Ecco, questo è quanto. Adesso volevo aspettare che parlasse appunto il nostro direttore. Intanto non so, vogliamo cominciare a premiare? Mentre aspettiamo. Sì. Prego. Oltre a ringraziarvi della vostra presenza, come rappresentante della società, sia doveroso ringraziare la Banca Popolare per aver sostenuto questa iniziativa, essere stata vicino al Novara Calcio nella sua realizzazione, una realizzazione che, come hanno detto i due relatori che mi hanno preceduto, è di tipo educativo e porta alla educazione del risparmio e porta alla valorizzazione di alcuni principi che anche precedentemente Don Franco ha illustrato quando ci ha fatto assistere alla messa. Io credo che quindi su questa linea dovremo andare avanti, cercheremo di andare avanti come società Novara Calcio, ringraziando ancora la Banca Popolare per questa disponibilità a essere sempre vicina a questa società di Novara nelle iniziative, soprattutto a livello del sociale. Grazie alla Banca Popolare di Novara. Allora, intanto sono contento di essere qui perché abbiamo iniziato questa bella esperienza con voi e quindi adesso siamo, come dire, al succo del discorso e siamo contenti di essere qui venuti a premiarvi. Io però due parole mi sento di dirle, anche se non voglio farvi delle prediche, perché anche se siamo in un momento dove le feste sono vicine e quindi magari qualche parola è anche giusto, diciamo, di dirla. Io credo che il calcio, io amo il calcio, parlo di me che così non sbaglio, io amo il calcio quanto voi, ho giocato per 20 anni a calcio, dall'età di 8 anni fino a quasi 30 anni. C'è stato un momento quando avevo circa 16-17 anni che pensavo che da grande avrei fatto perfetto. Il calciatore professionista, perché qualcuno diceva che ero bravo. In questi anni, erano gli anni 70, io sono del 63, in questi anni ho fatto anche tanti provini, una volta si chiamavano così, tanti provini in giro per l'Italia. Però ogni volta che dovevano poi scegliere, sceglievano qualche d'un altro, perché dicevano che sì, è bravo, però sì, è bravo. Ho fatto altro, mi sono anche laureato con 110 lode, poi sono entrato in banca e adesso faccio, diciamo, il direttore generale di questa banca. Allora, se posso, come dire, fare una morale, no, della mia storia, la morale qual è? La morale è questa: io il suggerimento che vi posso dare è allenatevi, credete in quello che fate, ma prima di tutto deve essere un gioco. Guardate che
pochi, io vi auguro che qualcuno di voi diventi un giocatore professionista, ma se pensate quanti giocatori professionisti ci sono oggi in Italia, considerando tutte le serie dei giocatori professionisti, sono veramente pochi. Venendo qui in macchina facevo un rapido calcolo. Se facciamo, per fare il calcolo semplice, delle 20 squadre, 18 squadre, quelle che sono in Serie A, per 20 giocatori, diciamo che sono circa 400 giocatori professionisti che giocano in Serie A. Sapete quanti bancari ci sono in Italia? In Italia ci sono più di 350.000 bancari. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente è molto più semplice andare a lavorare in banca che diventare giocatori professionisti. Ed è questo che io vi auguro. Ed è questo che credo sia importante che le vostre famiglie vi stimolino a fare. Studiate, crescete. E se mi permettete, non pensate che sia così semplice diventare giocatori professionisti. Se qualcuno di voi diventerà un giocatore professionista, sarà veramente, fatemi dire, molto fortunato, sicuramente molto bravo, ma anche molto fortunato. Il suo destino gli avrà riservato veramente una grande fortuna. Però è molto più probabile che diventiate dei bancari. Noi oggi, la scorsa settimana, abbiamo assunto 50 giovani, quasi tutti laureati, in banca. In questo momento, diciamo, di difficoltà economica, adesso voi siete ancora piccoli per capire queste cose, però di difficoltà economica, di difficoltà, parlo soprattutto ai genitori, di ritrovare lavoro, è importante che si facciano le cose che contano. È vero che non è facile. Questo sport è bello, vi dà soddisfazione, vi darà sicuramente una cosa se lo praticate con passione, con amore, vi darà lo spirito e la voglia di lottare sempre. Questo è l'insegnamento di vita, il calcio, perché a volte è etichettato come uno sport superficiale, ma non lo è, perché sapere stare insieme tra di voi, saper convivere, sapere emergere, è una lotta. Però, come vi ha detto il direttore, e lo confermo, studiate, date retta ai genitori, seguiteli, perché sicuramente la strada da percorrere è lunga, però vi darà grande soddisfazione se lo fate con amore e passione. Questo lo dico con il cuore. E un'altra cosa, vi faccio tanti auguri di un felice Natale a tutti, a voi e alle vostre famiglie. È stato un piacere essere qua, perché vedere tutti questi ragazzi, tutte le persone che lavorano intorno, è una soddisfazione, e rappresentarvi è una cosa bella. Cercherò di essere breve, perché hanno parlato in tanti, quindi magari non voglio annoiarvi. Però sicuramente, beh, innanzitutto mi associo agli auguri a tutti voi di Buon Natale e di un anno nuovo con delle soddisfazioni sportive e scolastiche, perché sono molto importanti. Infatti io faccio i complimenti al direttore generale della banca, perché ha fatto un discorso molto esplicativo in questo senso. Perché anch'io ho un'esperienza, perché sono tanti anni che faccio il direttore sportivo, però ho fatto tanti anni anche responsabile del settore giovanile a Parma in particolare, e quindi capisco benissimo le problematiche dei ragazzi. Quindi dovete assolutamente prendere in esame le parole che vi ha detto il direttore, perché deve essere un aspetto ludico, dove avete la possibilità di far vedere le vostre qualità come calciatore. E come diceva anche il mister Calori, è anche una scuola di vita, perché si impara a soffrire sul campo, si impara a stare, aiutare i compagni, si impara a socializzare. Però senz'altro sappiamo che diventare calciatori è molto difficile, perché la statistica dice che uno ogni 20.000 circa che fa, che prova a giocare, che diventa professionista. Quindi è giusto provarci, però è giusto anche che pensiate anche al futuro. Quindi rinnovo gli auguri di Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie.
A me ormai resta solo di fare gli auguri a tutti, ma se qui in pubblica c'è tutto. Poco, per tanti calciatori che riusciranno ad arrivare da qualche parte, io posso solo dire studiate, perché essere calciatori ignoranti non è neanche bello, perché è un grande. Saper parlare, saper comunicare, saper stare con gli altri, che è la cosa che vi aiuterà di più nella crescita e nella vita. Quindi buone feste a tutti e siete belli va tutti insieme, grazie. Sobacchi Alessandro, Burbi Matteo, Cippici Andrea, Confortini Aro, Papa Alessandro, Thank you.